Buonasera a tutti, ricominciamo una nuova settimana con una nuova diretta con una ragazza davvero molto talentuosa che corre nei professionisti ormai da qualche anno. Adesso tra poco si collega, inviterò la mia collega Ivana e poi inviterò anche i vari... Eccola qua. Buonasera Ciao, buonasera. a te. Ciao. Tutto bene? Bene, bene. Dai. Tutto bene? Sì, dai. Non c'è male, dai. Ci Bene, mancherebbe. dai. Sì. Non ci lamentiamo. Appena cominciata la settimana, dai. Appunto, se già cominciamo a lamentarci adesso. Hai voglia? Insomma, dai che la Sì. vedo già, che la invito, così almeno poi... Ok, eccola qua. Eccola A qua. tutti, ciao, Ciao, ciao Letizia, Letizia, ciao. grazie mille per la disponibilità che ci hai dato. Grazie a voi. Anche perché voi avete i vostri grandi impegni anche dalle ultime gare di stagione, quindi è giusto anche lasciarvi il vostro spazio, ovviamente. Ti ringrazio anche perché so che diciamo, abbiamo dovuto modificare un attimino la situazione questa sera perché purtroppo per impegni vostri è giusto anche venirvi, darvi una mano, tra virgolette, già che ci dai la disponibilità. Sì, Ecco, purtroppo quando si è in periodo di gare così è sempre un purtroppo così, po' certo, non ci all'influente mancherebbe di... altro. Mancherebbe. Allora, noi di solito... Cominciamo facendo fare una piccola autopresentazione al nostro ospite o nostra ospite. Dici due paroline, poi dopo andiamo avanti tranquillamente con la chiacchierata, senza problemi. Lascio a te la parola, prego. Sono Letizia Borghesi, sono trentina. E sono ciclista professionista per la squadra EF Education tipico Silicon Valley Bank. E sono al primo anno in questa formazione World Tour e niente, adesso siamo verso il finale di stagione. Questa stagione è andata abbastanza bene, un po' alti e bassi. La prima parte bene fino a giugno, poi a luglio durante il giro, il tour, purtroppo sono caduta, quindi ho avuto un'estate un po' difficile, però adesso mi sono ripresa bene alla Vuelta e agli italiani di Gravel. Adesso guardiamo come va il finale di stagione. Bene, dai. Bene, bene. No, io volevo iniziare già con un sorriso, diciamo, chiedendoti, ho letto che hai vinto una tappa al Giro d'Italia Donne del 2019. Volevo chiederti che emozione ti ha dato vincere una tappa nel Giro d'Italia, tra virgolette, di casa. Italia, intendo, ovviamente. Sì, nel 2019 ho avuto l'onore di vincere la quarta tappa del Giro Donne in provincia di Monza. È stato veramente fantastico perché è stato il momento in cui sono riuscita a avvicinarmi, diciamo, a riuscire a superare degli atleti che sono sempre stati i miei punti di riferimento e quindi è stata un'emozione grandissima vincere in quel modo lì perché dopo una lunga fuga diciamo ho vinto per 1 centimetro al colpo di reni e soprattutto anche davanti a un grandissimo pubblico che c'era a Carrate Brianza e quindi è stato veramente un onore e è stato un riscatto dopo una stagione difficile che era stata la stagione precedente, il 2018, e niente, adesso non vedo l'ora di poter rivivere le stesse emozioni. Forse anche un fatto di magari quando arrivi a quel punto lì di provare a vincere anche solamente una tappa o una gara qualsiasi, tra virgolette, del circuito italiano, mondiale che sia, magari arrivare alla consapevolezza poi personale di dire ce l'ho fatta, ci sono anch'io lì. Sì, diciamo che io dentro di me sono sempre stata consapevole di avere cioè, dei numeri e di E però poter finché non metti la arrivare a quel prova di livello, dire di però arrivarci.
Esatto, cioè il fatto vincere lì è stato come un punto di partenza per costruire Una con più conferma di quello che pensavi. consapevolezza, sì, La con più conferma, la consapevolezza, con consapevolezza. la sicurezza di, cioè, nel futuro, se le cose andranno come vorrò, è appunto di riuscire ad arrivare a quei livelli. Certo, ci mancherebbe. Ti Sì, già chiedo. comunque, Vai, scusami, vai, vai, no, vai. dico che già comunque corri con una squadra molto importante, cioè non una squadretta, quindi già Sì, questo. da Quest'anno ho avuto il piacere di far parte di questa formazione e è stato veramente bello entrare nell'ambiente del World Tour, sicuramente un ambiente nuovo dove sono cresciuta molto questa stagione e prossima stagione vedrò di crescere e concretizzare ancora più risultati, però è stata anche una bella esperienza condividere un'intera stagione con tutte delle atlete straniere che hanno dei modi di pensare, anche di allenarsi, di vivere diversi dai Tutto, nostri. Quindi tutto, certo. E è stata come ti una bella. trovi come squadra? Come ti trovi come squadra? No, mi sono trovata bene, appunto. Inizialmente era un po' difficile con l'inglese perché comunque loro sono americani, quindi parlano molto, molto velocemente. E l'inglese lo sapevo, però l'inglese che impariamo a scuola, tra virgolette, quindi Beh, è però è un po' diverso diverso. l'inglese che Quindi usano in America, forse. esatto. Oltre che magari loro a parlarlo magari un po' più sciolto, come dici tu, però comunque almeno mi era stato detto, perché anch'io, come dici tu, ho studiato quel poco di inglese a scuola, però mi ricordo che dicevano che comunque gli americani avevano un linguaggio inglese molto più lungo, largo, diciamo, ecco, difficile da capire, ecco, in poche parole, per uno che ha studiato poco Sì, inglese, ecco. esatto. A volte fanno fatica a capirsi tra inglesi e americani nella squadra. Vedi, 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 Figuriamoci, quindi è proprio uno che così. non è madrelingua. Però No, sì, io ti dopo vivendoci insieme, dopo sono migliorata, cioè adesso ci parlo tranquillamente, vabbè, non certo, sono al top, però sì. questione di Sì. ambientamento, dai, dopo ci, meno male ci si capisce, dai, al massimo si va a gesti, dai, come i poverini. Sì, no, non è. In qualche modo ci si capisce sempre. Mancherebbe, dai. No, io ti chiedo una cosa legata alla squadra che sei quest'anno. Io ho letto che tu stai facendo o hai fatto l'università. Adesso non so dirti perché poi dopo io leggo gli articoli e poi non guardo le date, magari l'università l'hai anche già finita. No, chiedo. Ho finito scienze motorie Ah, e ok. sì, adesso stavo proseguendo altri 2 anni. E sto cercando di conciliare le cose perché non è semplice con gli impegni, soprattutto perché quest'anno comunque ho corso tanto, sono stata via tanto da casa e quindi quando si è via così studiare non è facile, soprattutto perché si hanno dei programmi molto, cioè delle giornate molto piene tra allenamenti, poi riunioni e altri impegni che comunque ci Non sono è sempre. semplice, magari la sera, però sei anche stanca, non è il massimo. Sì, esatto, poi soprattutto i primi mesi dove mi dovevo tanto impegnare con l'inglese, arrivavo un po' alla sera che non è che ero così brillante per mettermi a studiare. E io ho letto che comunque la tua squadra, tra virgolette, la IF, sia diciamo, un'azienda che comunque lavori diciamo, sul ramo dove tu ti sei inserita adesso nell'università per studiare. Ti vengono incontro, ti aiutano in qualche modo come squadra o... Nel senso parlo di università, non nel senso sportivo. O non c'entra nulla, diciamo, comunque anche se hanno più o meno la stessa linea, diciamo, sia l'università che comunque lo sponsor. Lo sponsor EF ci dà la possibilità di partecipare ai corsi di lingua che loro organizzano per migliorare le nostre conoscenze della lingua, di qualsiasi lingua che vogliamo studiare. E quindi penso che quest'inverno sicuramente parteciperò a qualche corso di inglese per
mantenere l'inglese. Sfrutterei questa occasione, diciamo, ecco. Sì, sicuramente, sì. Beh, ci sta, ci mancherebbe. Prego, Ivana. Sì, allora, Letizia, volevo chiederti, tu sei tanto tanto giovane, ti chiedo come è iniziata questa passione per il ciclismo? Io ho iniziato ad andare in bici con la squadra del paese a 12 anni, perché prima facevo atletica, e mio papà era un ciclista dilettante e era andato anche molto forte nella categoria dei dilettanti, aveva vinto 5 corse e sì, era uno scalatore, quindi correva con Pantani, Gotti, Belli, così. Però lui non mi ha mai spinto a provare a fare ciclismo, però vedendo probabilmente le riprese delle sue gare, così, ho deciso di voler provare, e poi da lì ho iniziato a gareggiare e non mi sono più fermata. Anche se comunque anche adesso mi piace molto l'atletica, che era lo sport che facevo prima, e quando riesco d'inverno mi alleno di corsa, sì. Hai preso i geni del papà, ma non la, diciamo, la disciplina che faceva il papà, perché tu scalatore proprio non sei, quindi, giusto? Diciamo che quando sto bene in salita mi difendo bene. Sì, per ora preferisco i percorsi di tipo classiche, quindi salite brevi, anche ripide, ma sì, certo. Diciamo che mi sono difesa bene anche in salita, soprattutto. Sì, no, certo. No, però scalatore. No, non sono una scalatrice pure. Ecco, quello che no. Poi classica o comunque no. Corse no. Mosse, quello ci mancherebbe se uno... No, vabbè, fare... sì. Mi piacciono molto le classiche del nord, anche perché mi piace il clima freddo, come il Trentino, quindi, sei quindi al nord, diciamo. Al nord sto bene. Sei abituata, diciamo. Sì. Prego, Ivana, vai pure. Scusami l'interruzione. No, nessun problema. Ho visto anche che c'è stata un'altra vittoria significativa per te, alla Madonna del Ghisallo. Ah, sì, non sì, mi sì. Sbaglio, sì. Anche là eri molto giovane. Esatto, da junior primo anno ho vinto, sì, in solitaria alla Madonna del Ghisallo, e anche questa è stata veramente un'emozione incredibile, riuscire ad arrivare a braccia alzate su una salita così storica per il ciclismo, e appunto arrivare alla chiesetta del Ghisallo, vedi, che è la patrona del ciclismo. Dire che non sei una scalatrice, pure vedi, vincere è stata veramente una giornata incredibile. Ero riuscita ad andare in fuga da lontanissimo, 50 km di fuga. Tra l'altro, anche sì, ero in fuga con Silvia Persico, che ha fatto bene. Cavolo! E sì, quindi diciamo che è uno dei bei ricordi della categoria juniores. Cavolo, cavolo, che bello! Complimenti, bello, giovanissima, bello. Subito così. Cavolo, mi immagino il papà come sarà stato contento a vederti vincere in salita. Sì, sì, loro che mi hanno sempre seguito, mi hanno sempre supportato. Poi da juniores correvo in squadra da sola, quindi mi hanno sempre portato loro alle gare. E quindi sicuramente per loro è sempre stata una bella soddisfazione, perché vedere che tutti gli sforzi e i sacrifici danno i loro frutti è veramente ci credo. Sempre una bella emozione. Sì. Certo. Ma ascolta, adesso che comunque sei su una bella squadra, diciamo, c'è qualche compagna con cui hai legato di più, con cui ti senti più... Diciamo che mi sono trovata molto bene con tutte le compagne, siamo state veramente un bel gruppo, e fin dall'inizio, anche se io non parlavo molto inglese, cioè all'inizio, mi hanno sempre fatto sentire parte della squadra e comunque mi hanno sempre aiutato. E inizialmente ho legato molto con Lizzie Banks, che è inglese, perché sì, è stata la mia compagna di stanza nel primo ritiro della squadra, e mi ha aiutato molto a migliorare con l'inglese, ma poi adesso
mi sono veramente trovata bene con tutte le compagne, quindi non riuscirei a dire un nome in particolare. E sono contenta di essere stata inserita in un gruppo così di brave ragazze, oltre che atlete molto serie. Bene, bene, bene. Ti chiedo, hai una ciclista che prendi come esempio? Che per te è un esempio? Diciamo che cerco di imparare dai punti forti di tante cicliste, delle più forti, come può essere Voss, Longoborghini, Van Vleuten. Penso che ognuna ha delle caratteristiche diverse e appunto dei punti di forza da cui prendere spunto. Diciamo che sono sempre cresciuta con un po' con l'idolo di Marianne Vos, perché essendo anche una ciclocrossista, lei è sempre stata a favore della multidisciplina e le sue imprese mi hanno sempre dato delle emozioni incredibili, quindi devo dire che Marianne Vos è stata sicuramente un punto di riferimento molto importante. E hai parlato anche di ciclocross. Anche tu, se non sbaglio, hai fatto qualcosa di ciclocross. Sì, io ho sempre fatto delle gare di ciclocross d'inverno in preparazione della stagione di strada e sì, solitamente tutta la mia famiglia corre durante il ciclocross, quindi anche mia sorella e i miei genitori come amatore, quindi per noi sicuramente una bella preparazione, per me in vista della strada, ma è anche un momento per stare insieme e condividere fatica e comunque anche soddisfazioni e dei weekend di fatica e anche lavoro, perché il ciclocross richiede anche molto lavoro ai box e vestiti infangati, bici infangate, quindi anche un secondo lavoro per i miei genitori dopo la settimana di lavoro, però ci siamo sempre divertiti molto. E sì, anche lì mi sono tolta delle belle soddisfazioni, sì. Vi muovete insieme praticamente, tutta la famiglia. Sì, diciamo che andiamo alle gare con il camper durante l'inverno solitamente. E sì, diciamo che ho avuto la fortuna di avere sempre una famiglia molto, molto presente, che mi ha sempre supportato per cercare di raggiungere i miei sogni e comunque per cercare di continuare a migliorare anno dopo anno, e quindi di sicuro di questo ne sarò sempre, sempre grata, perché senza la famiglia penso che non avrei potuto arrivare fino a questo livello, perché essendo anche trentina, fin da piccola c'erano poche squadre in Trentino femminili, quindi se non hai una famiglia dietro che ti porta sempre alle gare e comunque ti segue, diventa difficile proseguire. Certo. Ho capito. E quindi ti chiedo, tu appunto durante l'anno c'è un periodo che stacchi, fai solo ciclocross o fai anche qualche altra disciplina? Pratichi anche qualche altra disciplina? Sì, solitamente dopo la stagione di strada mi fermo sempre una quindicina di giorni. E poi inizio a riprendere gli allenamenti e solitamente ultimamente negli ultimi anni, che le stagioni di strada sono state più intense, il ciclocross l'ho fatto partendo da dicembre, quindi dicembre-gennaio. E sì, poi d'inverno, come ho detto già prima, mi piace molto allenarmi di corsa a piedi. E sì, no, non faccio sci, anche se vengo da una zona molto adatta allo sci, quindi sì, Ah, consiglio vabbè. la zona. Sì. Vabbè, può stare, si può. E di temperature rigide, come hai detto prima. Sì, qui l'inverno fa molto freddo e di solito nevica e ci sono giornate dove non si va mai sopra lo zero, quindi le giornate più fredde.
e quindi sì, su strada esco poco durante l'inverno, ma mi do un po' allenamenti alternativi come ciclocross, corsa, sì. E Ok, anche fa sulle anche tanti rulli, devo tanti, dire. infatti era l'altra Stavo domanda che dicendo io. volevo. Sì, sono abituata a stare sui rulli. Mamma mia. Tra l'andare fuori e stare sui rulli, forse lì meglio stare dentro. Ogni tanto quando è troppo freddo, sì. Ma a me non pesa tanto stare sui rulli, quindi sono sempre stata abituata e quindi faccio anche degli allenamenti sul ciclomulino. Sì. Fai anche palestra, fai allenamenti specifici, diciamo. Sì, diciamo che Ok. non ho mai fatto tantissima palestra perché facendo ciclocross l'inverno così non avevo mai fatto tanta palestra. Ho iniziato l'anno scorso durante l'inverno a fare delle sessioni di palestra e penso che anche la palestra aiuti molto, sì, nella preparazione invernale, sì. Ascolta, ti chiedo, hai già partecipato a qualche classica? Ce n'è una che ti è piaciuta più di tutte? Sì, diciamo che per me le classiche sono veramente le mie gare preferite, quindi io se potessi le farei sempre tutto il calendario delle classiche. Quest'anno ho avuto la possibilità di partecipare a molte classiche, anche se poi avevo preso un virus intestinale, quindi dalla Roubaix in poi le ho dovute saltare. E sì, alla Roubaix ero partita praticamente ammalata, quindi. Però devo dire che le Fiandre sono sempre stata la mia gara preferita e anche la Parigi-Roubaix sicuramente è molto affascinante, sì. E le Strade Bianche, sì, anche Strade Bianche. Ma le strade bianche mi sembra di aver letto che comunque sono un po' una gara, tra virgolette, maledetta per te, o sbaglio? Sì, ogni anno già, è già 2 o 3 anni che mi sento veramente bene, anche quest'anno penso che avevo la giornata migliore di tutta la stagione, però ho avuto la sfortuna di bucare nel punto più brutto della gara e quindi ho inseguito per tantissimi chilometri raggiungendo le ragazze che si staccavano sugli ultimi tratti di sterrato, però non sono più riuscita a rientrare in gruppo. Questa dopo è dura, eh. Dopo è Sì. dura, quella gara lì poi a rimontare, poi non è semplice. Sì, è uguale nel 2020 quando avevo fatto il podio delle Under 23, anche lì avevo bucato e avevo dovuto rincorrere, quindi spero che il prossimo anno vadano lisce. Dai, prima o poi ti capita l'occasione, dai. Esatto, Andrai. sì. Speriamo, dai. Prego, Ivana. Un tuo sogno nel cassetto qual è? Il sogno è sicuramente quello di riuscire a vincere, vabbè, una gara World Tour, una classica sarebbe il sogno più grande, cioè un grande so sogno e ovviamente, vabbè, anche come tutti gli sportivi, penso i campionati del mondo. Ah, cavolo. Punti proprio al massimo. Bisogna puntare in alto, sempre. È giusto, giusto così. Sì. Giusto, giusto. Bravo. Ci mancherebbe. Prego, prego. vediamo. Ti chiedo, c'è una corsa in particolare che ti piacerebbe correre, che ancora non hai corso? Penso di aver corso quasi tutte le gare. Sì. Quindi, no, come correre, no. Quest'anno ho avuto la possibilità di partecipare alle gare più importanti, anzi penso che di aver fatto un bel calendario. Cioè, ho fatto tutte le gare più importanti praticamente e ho partecipato anche al Tour de France, sì, Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta. Sì, e quindi spero in futuro di riuscire a ottenere dei buoni risultati in queste gare e sì.
Ti rubo 5 minuti, Ivana, dopo ti Sì. lascio fare le tue domandine, dai. Tranquillo, Così tranquillo, vai. almeno poi le lasciamo all'orario come siamo d'accordo, dai. Volevo chiederti la tua gara più bella che hai fatto e quella più, diciamo, dove hai sofferto di più, che ti ricordi? Allora, la gara più bella direi, vabbè, ovviamente la tappa dove ho vinto al giro, però se non considero quello, diciamo la Freccia del Brabante del 2019, dove ero arrivata settima, sempre in fuga con una bella azione. E sì, poi sì, diciamo quella su tutte. Poi anche, sì, anche quest'anno ho fatto delle belle gare, però quella era una delle mie prime classiche, quindi dico il Brabante. E vabbè, la gara dove ho sofferto più di tutte è stata l'edizione delle Strade Bianche quando le hanno fatte in agosto, che era un caldo che si moriva veramente, e dove avevo anche bucato e poi ho tenuto duro fino alla fine per arrivare sul podio dell'Under 23, e lì è stata veramente una gara. Cioè, è stata veramente una sofferenza incredibile, quindi quella gara lì. Già che parli di Under 23, io adesso dico una cosa, sarò controcorrente, però a me dà fastidio. A me dispiace, specialmente per la nostra portacolori Vittoria Guazzini, poi io sarò ignorante nel mestiere, perché io lo faccio per passione, quindi ti dico solo questo, che lei vinca il mondiale Under 23 e la maglia non possa mai portarla. Sicuramente questo è un po' un controsenso perché sì, si è visto che serve una categoria di mezzo perché il salto tra le junior e la categoria elite è molto grosso, quindi è una buona idea quella di poter fare dei mondiali under 23, però è anche un controsenso che una che vince la maglia mondiale sicuramente che non può mai indossarla, è veramente un peccato. Quindi. È illogico, allora tanto vale che gliela dai la maglia se non puoi mai metterla, tra Sì, virgolette. perché gare per la categoria Under 23 non ce ne sono durante la stagione, quindi probabilmente la maglia non potrà mai. Oppure si trova un'alternativa che la ragazza che comunque vince la maglia, tra virgolette, o il titolo Under 23 possa portare, non lo so, Ah, un sì. segno sulla tuta, sulla maglietta, un qualcosa. Che comunque non dia troppo fastidio, in quel senso. Esatto, sì. Cioè, perché sennò allora tanto vale, cioè, se tu fai un titolo e poi dopo il titolo non si può portare, Sì, esatto. cioè, dispiace per lei che è italiana, come può dispiacere per una che non è italiana, tra virgolette, perché magari quest'anno è capitato a lei, però può capitare magari a qualsiasi altra persona che non è italiana. Certo, Non mi certo. sembra. Almeno dal mio punto di vista non mi sembra una cosa molto logica, ecco, tutto lì. No, no, sicuramente quello c'è qualcosa su cui devono ancora lavorare Sì, poi nell'UCI. ecco, ci sono le cose da migliorare già si sono fatti dei grandi passi da gigante in questi anni, specialmente nel ciclismo femminile, grazie magari anche alle ragazze che vanno di più in Italia, poi con le vittorie delle varie ragazze. Comunque che hanno portato magari anche alla visibilità e alla crescita anche del ciclismo femminile, quello non dico di no, però ci sono ancora qualcosina che magari è da sistemare, magari anche al di fuori dall'Italia ovviamente, perché questa cosa non c'è Italia personale, ma Sì. comunque è una cosa mondiale, se non è comunque tutte le altre maglie, perché come mondiale, come c'è l'europeo, che è la stessa cosa. Cioè, nel senso, quella che vince l'Europeo Under 23 comunque non potrà mai vestirlo. Cioè, Sì, nel certo. senso, la stessa cosa, in quel senso. Però vabbè, speriamo che magari ci arrivino, dai, prima o poi. Sì, sicuramente. Prima o poi, dai, ci arriveranno. Dai, ti chiedo magari un'altra cosa che non è... che ho letto. Io ho letto che nel 2020 ti è capitato un momento abbastanza brutto di salute, ti avevano riscontrato un virus alla retina dell'occhio,
cui molti dottori ti hanno dato possibilità di correre dopo molto bassi, giusto? Ho letto male. Sì, no, nel 2020 è sicuramente stato un anno molto difficile e sì, appunto, ho avuto questo problema durante il lockdown e diciamo che sono stata molto fortunata e sono, sì, stata veramente fortunata perché molte persone che hanno avuto il mio stesso problema ancora appunto non ci vedono, hanno problemi per tutta la vita, diciamo, Ma e quindi dovuto al tifo o dovuto proprio al tuo fisico, problema fisico, questa cosa? come, scusa? Ho detto, questo problema, questo virus è stato causato diciamo, dal ciclismo, nel senso No, no, no. dal lavoro, o una cosa a parte? No, è un virus su cui praticamente è un problema su di cui non sanno molto, cioè è una cosa rara. E, loro suppongono sia stato un virus, però non si sa che tipo di virus, e non è stato causato dal ciclismo o dagli sforzi, così. Ah, no, è quello che No, pensavo, no, quello. no, 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 è stato un virus come può essere il Covid, ma non era il Covid. Certo. E sì, che dopo il sistema immunitario per difendersi da questo virus fa una reazione esagerata che dopo va a danneggiare magari una parte del corpo dove sei più debole e niente, ho avuto la fortuna che questi danni dopo, beh, in un primo periodo, beh, inizialmente è stato veramente molto spaventoso e brutto perché veramente, cioè, inizialmente vedevo tipo a macchie e dopo sono migliorata e dopo si è stabilizzato. Però la fortuna è stata che queste cicatrici che si sono create non sono nel punto dove vedi, cioè nel centro, diciamo, ma sono più in periferia e quindi questa è stata la fortuna, diciamo. Meno male, dai, meno Quindi sì. male, è passato anche questo, dai. Sì, no. Sì, è stato veramente un periodo brutto, però per fortuna ho avuto le persone giuste che mi hanno sempre sostenuto e supportato, quindi. Poi hai avuto anche la possibilità di passare in IEF, quindi ti è arrivato anche il lato positivo poi Questo sì, della nel. conseguenza di questo virus, dai, Sì, diciamo. no. Dopo quando sono rientrata ho comunque fatto una buona stagione, che la stagione era partita da agosto perché prima con il fatto del Covid era tutto bloccato. Esatto, quella Sì. che era cominciata tardi. Sì. Va bene, ti lascio la parola, Ivana, prego. Fai, se vuoi fare le tue domande, così almeno in 10 minuti, 4 ore ce la facciamo, dai. Sì, dai. Allora, ti chiedo, qual è la cosa di cui vai più fiera di te? Penso di come do sempre il 100% per raggiungere i miei obiettivi, quindi veramente sì, do sempre tutta me stessa e senza farmi senza perdere l'attenzione per cose esterne, quindi. Sì, e poi anche per come sono, come persona, penso, mi considero una brava persona e sono fiera di come sono e di come mi hanno cresciuto appunto i miei genitori e la mia famiglia. Ti chiedo io una cosa, ti blocco, scusami, già che ci siamo. Se dovessi descrivere Letizia Borghesi con due pregi e due difetti. Allora, Ti ho anche aiutato, sarebbero tre, tre, ma ho detto facciamo due che almeno magari è meno difficile. Dai. pensarci, pregi, sì, il fatto che appunto sono determinata a raggiungere i miei obiettivi e
sono e do appunto tutta me stessa per leggerli. E difetti, penso che a volte sono un po' insicura e quindi questo a volte lo posso pagare e sicuro devo lavorare per avere sempre più fiducia nei miei mezzi, nei miei mezzi e sì, questo penso. Va bene lo stesso, te la concedo per questa volta. Difetti, solo uno, non ne ho altri. Non ne hai altri, meglio così, meglio Non devi così. chiederli a Ma me i si difetti, vede, devi ma chiederli si a vede. me. No, dai, ne ho un bel po' di altri, però dai. Devi Va bene, chiederli a chi mi sta intorno, non a me. va bene, io lì hai i difetti, dai. È troppo facile trovare i difetti e non trovare i pregi, dai. Ci mancherebbe. Prego, Ivana, prego. Sì, ti chiedo, hai una passione extra ciclismo? Cioè, quindi al di là delle due ruote, intendo. A parte l'atletica, di cui mi hai parlato prima. Allora, studiare è sempre stata una mia passione, nel senso che alle superiori sono sempre stata molto brava a studiare, soprattutto mi è sempre piaciuta la matematica, fisica, chimica, ho fatto il liceo scientifico. E quindi sì, direi lo studio è stata sempre una mia passione. Poi mi piace molto godermi il mio territorio del Trentino e fare delle escursioni, passeggiate nei posti che sì, nella natura, all'aria aperta e quando posso, che non sono impegnata con gare o allenamenti, cerco di godermi la montagna. Guarda, se fossi io in te godrei anche delle pasticcerie, perché mi sa che dalle tue parti gli strudel, Ah, tutto beh, sì. lo so La che purtroppo per te anche correre. miglior pasticcera è la nonna. Ah, beh, quello è in casa addirittura ancora di più, a maggior ragione. A maggior Esatto. ragione quando ci sono i momenti un po' così, magari arriva la nonna col dolcetto, tac. Giusto? Ci sta, no? Nel momento giusto, poi se lo sa la nonna, i tuoi gusti, chi è che li sa? Appunto. Prego, Ivana. Sì, ti chiedo, c'è una disciplina che ti piacerebbe invece provare in futuro? Una disciplina del ciclismo, intendi? Sì, o anche fuori dal ciclismo? Hai mai pensato? Nel ciclismo sono sempre stata a favore della multidisciplinarietà e ho praticato sempre ciclocross e anche un po' di mountain bike in passato e adesso farò anche i mondiali di gravel, quindi sono a favore della multidisciplina, ma quello che vorrei provare sarebbe la pista che non ho mai avuto occasione di provarla bene perché i velodromi purtroppo sono molto lontani da casa mia e quindi ho sempre dato la precedenza al ciclocross e al fuoristrada, però in futuro mi piacerebbe provarlo. Chiederò se sei delusa o contenta dell'italiano gravel che hai corso. È difficile da dire, cioè. Quanto Se penso a come ero messa dopo 60, 50-60 km di gara, devo dire che sono delusa perché ero in solitaria in testa alla corsa con un ampio margine, quindi sì, mi vedevo con il tricolore addosso, diciamo così, e era sicuramente un bel sogno perché non sono mai riuscita a vincere un tricolore, sono andata vicino un po' di volte, ma non l'ho mai vinto. E però comunque sono soddisfatta della mia prestazione e di come sì, della condotta di gara che ho avuto, del fatto che sono riuscita a fare una gara comunque sempre all'attacco e
e appunto ad essere in testa per gran parte della gara, poi purtroppo non è finita come speravo, però non posso essere delusa, cioè non posso completamente delusa. L'esperienza è stata provare la gravel che ormai sta andando abbastanza in voga. Ti è piaciuto? Non ti è piaciuto? La consigli? Sì, a me è stata veramente un'esperienza positiva, diciamo che è stata veramente, sono delle gare veramente dure, perché anche se la gara era tutta pianeggiante, però quando sei sulle strade sterrate praticamente è uno sforzo molto intenso per tutta la gara, quindi penso che sia ottimo anche in preparazione delle gare di strada. E veramente è stata veramente una gara intensa, quindi sempre oltre ai propri limiti dall'inizio fino alla fine. È uno sport, è una disciplina che secondo me crescerà tantissimo in futuro, e adesso già negli Stati Uniti è veramente una disciplina molto popolare e tantissime mie compagne partecipano a gare gravel durante la stagione. E penso che abbia dei grandissimi margini di crescita, anche perché adesso le strade sono sempre più trafficate, quindi la gente preferisce sempre di più allenarsi magari nelle strade di campagna, appunto, quindi tipo gravel. Sì, è molto spettacolare, sì. Prego Ivana, ti lascio a te per le ultime due domandine, Sì, dai. no, comunque tu parteciperai ai mondiali di Gravel. Sì, inizialmente non dovevo partecipare perché avevo in programma il Giro di Romandia, però dopo gli italiani di Gravel, sì, ho avuto la convocazione da parte della nazionale, che non è ancora ufficializzata, però parteciperò e sì, e poi prossima settimana andrò. Anzi, Abbiamo questo. fatto lo scoop. Sì, no, è devo dire No, c'è cioè che tutto per te, non per altro. Io non quindi lo teniamo sul forse, penso di partecipare. sì, va bene, non Penso di preoccuparti che non partecipare. ci segue, non ci segue il mondo intero, quindi comunque lo sapranno in pochi, dai. Sì, no, andrò a provare il percorso nei prossimi giorni. E poi parteciperò prima dei mondiali di Gravel al Giro dell'Emilia e le Travaglie Varesine su strada. Mi chiedono se il trofeo Binda potrebbe essere una corsa che ti piacerebbe vincere o che è nelle tue idee, diciamo, di corsa. In Giro d'Emilia, hai detto? Trofeo Binda. Ah, il trofeo Binda. Sì, il trofeo Binda è sempre una bella classica per noi donne. È una gara di altissimo livello e è sempre veramente molto, molto partecipata dalle big. E sicuramente punterò a far bene. E sì, viene in un periodo in cui solitamente vado bene in un periodo dell'anno, quindi marzo-aprile con il freddo così, e è un po' anche una bella gara per capire la condizione prima delle classiche del Belgio. Prego. Dai, Vanna, mi fai l'ultima domanda che poi la lasciamo libera. Ok, Poverina, sennò dopo deve sì, sì, fare le sue impegni. Dai, ok. grazie. La cosa più estrema che hai fatto, qual è stata? La cosa più estrema. Ma intendi in bici o in generale? Anche in generale, Anche in quella dove hai generale, detto mamma mia, basta, non lo faccio più. No, per dirci. oddio. Dove proprio hai fatto tanta fatica e. Sì, penso che a noi ciclisti capita molto spesso nelle gare dire ma cioè, chi me lo fa fare? Ah, la cosa più estrema, sì,
Penso sia stato quest'anno a finire il Giro d'Italia dopo la caduta che avevo fatto. Non so se era, sia stata la migliore idea. E anche sì, perché sono caduta alla tappa di Bergamo, quindi a metà giro, e poi diciamo che avevo un ematoma grossissimo sulla coscia, non riuscivo quasi a muovere la gamba. Quindi. Dove sei caduta, per curiosità, che io sono di Bergamo. Più o meno ti ricordi? Allora, c'era un circuito, Sì. non a Bergamo, c'era un circuito fuori prima di andare verso Bergamo e sono caduta in discesa in un tornante e sì, è stata una caduta molto, molto brutta e inizialmente pensavo di essermi rotta qualcosa, infatti ho passato tipo tutta la giornata in pronto soccorso. Poi non avevo niente di rotto, ma avevo tipo un ematoma grossissimo sulla gamba e un'escoriazione praticamente su tutto il quadricipite. E, però ho voluto proseguire quel giro perché avevo due tappe in Trentino, cosa che non capita spesso, erano le prime gare che facevo in Trentino, penso, davanti nella mia regione. E quindi ho voluto provare a stringere i denti, però. Diciamo che è successo subito prima delle tappe più dure, quindi è stato veramente una sofferenza portare a termine quel giro. E dopo ci ho messo un bel po' a recuperare. Però dai, però l'hai finito, dai. Diciamo che l'hai Sì, finito. però sì, non penso sia stata la migliore idea. Infatti anche sì. Perché poi comunque il fisico ne risente e ho recuperato giusto in tempo per il tour dove avevo iniziato bene, però dopo lì sono caduta di nuovo, quindi quello è stato il colpo finale. Maestro, infatti, dai, va bene, dai, allora ti salutiamo, dai, ti lascio libera così almeno devi fare le tue cose, ci mancherebbe altro, non ti disturbiamo più del dovuto, già siamo andati oltre. No, Thanks. va bene, È stato come ti un avevo piacere promesso, ci mancherebbe, abbiamo fare più anticipato, chiacchiere. per ci mancherebbe, almeno riesci a fare le tue cose tranquillamente senza avere troppa coda. Comunque grazie mille per la disponibilità. Grazie Ti faccio il nostro più grande in bocca al lupo a nome mio e a nome anche penso di Ivana e del a voi. Sì. gruppo di Cycling Fanta per il futuro della stagione, il mondiale gravel. Speriamo che la nostra cavala, come sa bene Ivana, porti bene anche a te, perché noi di solito quando intervistiamo gli ospiti, bene o male, portiamo abbastanza bene. Ah, dai, allora aspettiamo. Quindi speriamo bene che magari, se non è per il mondiale grave, per magari una delle ultime gare di stagione, magari ci vediamo a braccia alzate. Io lo Sì. spero, perché mi farebbe Sì. molto piacere, dato che comunque ti vedo molto, molto agguerrita, molto vogliosa di arrivare a vincere una gara. Quindi ben volentieri, se nel nostro piccolo ti possiamo dare una spinta, abbiamo piacere. Ecco. Grazie mille. Assolutamente. Dai. Allora, buona serata, grazie, Dai, ciao ciao. grazie mille, ciao, buona serata. Ciao, ciao.